Il Polo delle Professioni si conferma vetrina ed incubatore di nuove politiche sociali. Presso la sede dell'Associazione Salernitana in via Galloppo si è tenuta la presentazione del progetto Diversamente, promosso dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Associazione Performare. Diversamente nasce con l'obiettivo di valorizzare le differenze e stimolare l'ingresso dei soggetti discriminati nelle realtà lavorative delle regioni meridionali. Con questo progetto noi vogliamo valorizzare il talento delle persone e vogliamo mezzare, diciamo, le aziende che devono affacciarsi in un mercato sempre competitivo e quindi devono attrarre talenti e dall'altra parte vogliamo impattare in quella forte, diciamo, percentuale di discriminazione che c'è nell'accesso al mercato del lavoro. Al dibattito hanno partecipato l'Arci Gay Salerno, le associazioni IALLA, le Ali della Libertà, Futura, Oasi Onlus e le sigle sindacali UGL e CISL che hanno contribuito con suggerimenti e proposte. All'iniziativa inoltre erano presenti Alessandro Ferrara, vicepresidente del Consiglio Comunale di Salerno, e in rappresentanza del Polo delle Professioni il presidente Antonio Losacco, il vicepresidente Antonio Vitolo e la responsabile dell'area lavoro Angela Di Liberto. Noi siamo